Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno, siamo qui Bar Galileo, vi ringrazio. Grazie, grazie. Grazie mille. Allora, buongiorno sindaco. Buongiorno direttore. Siamo Bar Galileo, via Ferraris, zona delle Badie, zona sud, e siamo in linea d'aria non molto distanti dal centro Pecci, che finalmente a questo punto ormai credo non ci possono più essere intoppi. La data è quella, il 16 ottobre, la grande inaugurazione. Non possono esserci più intoppi. Ormai ne ho fatto sopralluogo al cantiere anche qualche giorno fa e devo dire che effettivamente i lavori sono stati fatti in maniera importante, sono cresciuti nel corso dell'estate in maniera esponenziale, siamo alle rifiniture finali, è molto bello, è venuto un lavoro veramente eccezionale, l'investimento è molto importante. Ecco, anche perché a questo punto è una bella scommessa, nel senso, fino a ora, ora scuse non ci sono, no, più, non c'è più, con scuse. Tutti i soldi sono investiti. Sì, sono un investimento sia nella struttura, perché alla fine complessivamente è un 14 milioni di euro, di cui oltre 5 investiti negli ultimo anno, e poi comunque è una spesa corrente che fra noi e la Regione Toscana, noi 1,2 milioni, un altro milione ce lo mette la Regione, più ci sono i privati a partire dalla famiglia Pecci che contribuiscono in maniera molto importante, e insomma adesso non ci sono più scuse per nessuno, ce lo siamo raccontato tanto, ce lo siamo raccontato a lungo, i Pecci doveva rappresentare una sorta di cambio di passo anche rispetto alla narrazione della città, adesso ci siamo, 16 ottobre sarà un momento, anche perché la mostra è molto particolare, molto forte. Ma può essere un veicolo di attirare il turismo, o può essere più qualcosa per far parlare di Prato nel mondo sotto un'altra ottica? Tutte e due, secondo me. Da un lato l'arte contemporanea è un pezzo di un racconto culturale che ovviamente non è la massa, ci rendiamo conto, però considerando che qui vicino abbiamo Firenze, siamo in Toscana, nel cuore della Toscana, può essere il modo per intercettare un pezzo importante di quel turismo magari anche più maturo, inteso non tanto dal punto dell'età, ma dal punto di vista del gusto e della qualità della voglia di conoscenza, e in modo anche far parlare della città. Ecco, sicuramente forse Prato ha bisogno un po' di anche ce lo siamo detto milioni essere, perché per ora di solito si parla di Prato in termini quasi sempre negativi. Non c'è dubbio, ecco, la storia di Prato e dei cinesi ormai è una storia che è di comune sentire. Io penso che tutti noi quando andiamo a giro la battuta ci viene fatta, non è che ci sia necessariamente sia una roba negativa, però bisogna far capire che qui c'è tanto altro in questa città, ma veramente tanto d'altro, e noi facciamo, io l'ho raccontato tante volte, quando viene la gente da fuori, perché poi noi forse siamo abituati, ma quando viene la gente da fuori ci rimproverano certe volte, io una sua collega della RAI mi rimproverò tantissimo perché non siamo in grado di raccontare in maniera positiva quanto di bello e quanto di buono c'è in questa città. Però il rischio che se anche turisti vengano, se anche si fermino al Pecci, che non diventi una barriera che poi dopo questa è la scommessa da vincere. Perché noi abbiamo intenzione di portare l'arte contemporanea a giro per tutta la città, in modo da farlo proprio diventare una specie di nervo che sta intorno a tutto quanto il tessuto di Prato. L'idea è proprio questa, lo sforzo deve essere un polo attrattivo che poi ti invita, ti accompagna a andare in centro storico, andare al Pretorio. Percorsi particolari, certo. Anche perché poi dal contemporaneo bisogna riportarlo un po' anche a quello che è il cuore di Prato, che è il Rinascimento. Non c'è dubbio. Ma poi insomma c'è la Cintola, c'è Palazzo Pretorio, e c'è il Museo del Tessuto e della Moda, e c'è Metastasio, c'è Politea, ma cioè nel senso l'offerta culturale deve poi necessariamente viaggiare su un vagone unico e avere un po' l'attrattivo che può essere il Pecci, come saranno le nuove mostre al Pretorio, come è la Cintola, come sono gli eventi, l'iniziativa, poi stanno tutti su un unico vagone e si accompagnano a vicenda. L'idea è chiaramente attrainare, si spera, l'obiettivo è quello che sia appunto il centro per l'arte contemporanea. Il rischio però che assorba troppe le risorse per la cultura normalmente non sono mai molte. Noi abbiamo fatto uno sforzo, su questo abbiamo provato a implementare il Pecci mantenendo fermi le altre, anzi sul Metastasio e sul Museo del Tessuto abbiamo fatto una scelta in crescita, su questo siamo un po' controcorrente, la coperta è corta direttore, non c'è dubbio, vuol dire rinunciare a
qualcos'altro, ne ce ne rendiamo conto, però noi abbiamo detto che la scuola è l'obiettivo primario e poi proprio in virtù anche della riflessione che lei faceva e che tu facevi diciamo prima sull'idea di dare dell'immagine di Prato qualcosa di molto importante, di nuovo, di più fresco, lo strumento che noi più potente che abbiamo è il Metastasio, il Politeama, il Museo Pecci, il Museo le mostre a Palazzo Pretorio, gli eventi in centro e tutto quello che ci deve essere. E allora lì noi abbiamo lo sforzo, l'abbiamo fatto, il settembre pratese è in crescita, l'anno prossimo probabilmente sarà ancora più ricco di quest'anno, i cartelloni del Politeama e del Metastasio li avete visti tutti, sono di grandissima qualità, però è un bello sforzo, significa quando poi il cittadino dice c'è una buca in più nella strada, può capitare, la coperta è quella, sono priorità, la politica poi fa le scelte. Sabato verrà il primo ministro, verrà Renzi appunto proprio per vedere il Pecci e sicuramente è qualcosa anche di positivo, perché vuol dire che forse anche il governo c'è attenzione e tutto. Ora, tutti sanno i suoi rapporti con il primo ministro, sono buoni anche a livello personale. Ecco, le faccio una domanda così a bruciapelo: se Renzi viene sabato e gli dice Matteo, chiedimi una cosa sola per Prato, allora, e te la farò. Considerando che una è già chiesta e fatta, cioè sbloccarmi la burocrazia del sottopasso al soccorso, l'altra che gli chiedo è mantenere esattamente come è stato fatto il tribunale l'attenzione su il presidi diciamo dello Stato in città, questura, carabinieri, prefettura, vigili del fuoco, questo qui sì, io devo dire che l'attenzione è molto alta, sappiamo quello che è accaduto nel tribunale e anche lì però adesso sono arrivati i giudici, c'è bisogno che arrivino anche i cancellieri, lo stesso vale per la questura su cui c'è costantemente la presenza delle sezioni distaccate da Firenze e io voglio che continuino e implementare il lavoro che stanno facendo i carabinieri, eventualmente capendo se è possibile individuare altri comandi come era una proposta che girava, insomma su questo tema qui sì, e poi anche perché voglio dare per acquisita l'idea del sottopasso su cui ormai siamo alle firme finali, ci sono già i soldi, sono già stati tutti, manca veramente quella maledetta burocrazia e chiudiamo con questo. Io nel 2017 voglio partire con i lavori. Quando li finisco non lo so, nel senso l'idea è che un paio d'anni di lavoro ci vogliono, però il 2017 è l'anno della partenza e della risoluzione definitiva del problema. Allora, magari ci rivedremo magari in questo stesso bar per vedere se sono effettivamente partiti. Grazie. Grazie, buongiorno.